Yes, yes, that's okay, okay, yes. Wir haben nur das Abbiamo solo discusso ora se c'è stato un cambiamento per quanto riguarda i posti qui dopo l'ultima ora che ci siamo visti. Mi fa molto piacere che il Presidente del Consiglio sia venuto quest'oggi in Germania. Ricordo ancora molto volentieri la mia visita a Firenze, una città bellissima, con come sfondo un Davide. Io un tale sfondo non potrei mai offrire, ma solo una parete blu. Io sono molto lieta anche, Matteo, che tu abbia avuto oggi l'onore di pronunciare un discorso alla Humboldt, all'Università Humboldt, e abbiamo colto l'occasione per scambiarci le nostre opinioni, le nostre vedute su alcuni argomenti, in primis su come vanno avanti le riforme in Italia. Tu hai un programma molto ambizioso e molto impressionante, imponente, il modo con cui le cose vanno avanti dalle riforme istituzionali fino al cosiddetto Jobs Act e quindi i progetti per la riforma del mercato del lavoro. E io devo veramente dire che le prospettive per quanto riguarda la crescita in Italia sono buone, la direzione è quella giusta e ti continuo ad augurarti buon successo in altre, anche per quanto riguarda altri progetti. Ci siamo scambiati poi anche sulla questione dei profughi in seno all'ultimo consiglio dell'Unione Europea, e noi volevamo appunto, abbiamo sottolineato la necessità di questa distribuzione dei profughi in Europa, e sappiamo che i nostri due ministri dell'interno collaborano molto strettamente per quanto riguarda la preparazione dei lavori del prossimo Consiglio Affari Interni e Giustizia. Poi ci siamo scambiati anche sulla situazione greca. Io da parte mia ho ripetuto quanto ho già affermato nel Bundestag tedesco, e che è stato l'argomento di un dibattito. Noi le porte rimangono aperte, l'abbiamo sempre detto, l'ho sempre detto, e per il resto non posso che ripetere che certamente abbiamo bisogno di una situazione in cui ampie riforme in Grecia vengano portate avanti in modo tale da poter garantire una crescita sostenibile, come è stato tra l'altro in caso in alcuni paesi dell'Europa che hanno attraversato un tale programma. Vorrei ringraziare te, Matteo, per una molto stretta cooperazione, anche se non ci vediamo sempre personalmente, abbiamo molteplici contatti, e penso che noi due insieme costruiamo questa casa comune dell'Europa, anche se ci sono delle differenze, delle sfumature per quanto riguarda la questione dei profughi. Dobbiamo sempre essere tenaci e dobbiamo trovare soluzioni comuni. Di nuovo il mio cordialissimo benvenuto. Grazie di cuore per l'invito. Oggi per me è un giorno davvero carico di onore, perché parlare alla Humboldt University è qualcosa di straordinario. Ho camminato nella galleria dei laureati di questa università e mi sono sentito quasi venir meno il terreno sotto i piedi. E poi è stato molto bello per me avere il tempo anche di visitare una importante azienda tedesca, la Berlin Chemie, che è con la partecipazione italiana, e ho incontrato i lavoratori e le lavoratrici dell'ambasciata italiana, che ringrazio assieme all'ambasciatore. E poi quindi l'invito di Angela a scambiare due opinioni. Sono molto molto contento del lavoro che stiamo facendo nel rapporto bilaterale, che continua a crescere, che continua a essere significativo e importante su molti settori. Angela è stata decisiva nel vertice di giovedì notte per trovare un punto di sintesi e di caduta sui profughi, sulla questione degli immigrati. Voi sapete che io ho detto, e lo ripeto, che non è un problema per cui l'Italia chiede un aiuto. L'Italia può fare anche da sola. Noi pensiamo che l'Italia possa permettersi di fare da sola, ma l'Europa non possa permettersi che faccia solo l'Italia. Perché è un fatto di civiltà, di valori, è un fatto di ideali, non è un problema di numeri. E questa posizione è stata vincente nel Consiglio europeo, grazie anche all'impegno personale alle 3 di notte, peraltro, che ha preso anche Angela, e quindi la ringrazio di cuore. Abbiamo discusso, tra l'altro lo segnalo perché ne approfitto di fronte alla cancelliera Merkel per ringraziare le forze dell'ordine, tutte le strutture tedesche, inglesi, irlandesi, svedesi, danesi,
di tutti gli spagnoli che lavorano nel Mediterraneo, ma anche per ringraziare le forze dell'ordine italiane che questa mattina hanno fatto un'operazione insieme all'intelligence Eros di grande livello, come ti accennavo, contro il terrorismo. Hanno sgominato una importante cellula che era presente sia in Italia, ma che lavorava ovviamente, faceva interventi terroristici in Nord Africa. Sulla discussione della Grecia ne abbiamo parlato a lungo. Io credo che il referendum, la scelta di fare il referendum in Grecia, a mio avviso sia un errore, ma rispetto naturalmente, come tutti noi, la volontà del popolo greco. A mio giudizio quello che è fondamentale fare è cercare, dal punto di vista di tutti, di far prevalere le ragioni del buon senso. Per questo nei mesi scorsi e nelle settimane scorse e anche nei giorni scorsi abbiamo cercato di trovare un punto di intesa. Vedremo quello che accadrà in futuro, ma quello che è importante, che abbiamo detto noi per primi, è che non è pensabile che noi abbiamo smesso di pagare le baby pensioni in Italia per poi pagarle in Grecia. Questo non è accettabile, come ovvio che sia. Non è possibile fare la guerra all'evasione fiscale in tutto il mondo e poi non far pagare le tasse agli armatori greci. Da questo punto di vista credo che ci sia una condivisione ampia, e personalmente credo tuttavia che vada evitato, l'ho detto in sede di commissione, l'idea di trasformare il referendum in un derby tra qualche leader europeo e Tsipras. Non è così, quel derby non esiste, non dobbiamo assolutamente cadere in questo errore. Infine, e sono già detto anche troppo, ho detto molte cose, a mio giudizio quello che è importante è che sì, l'Italia è ripartita rispetto a un anno fa. Eravamo in questa sala, e ho sbagliato, Angela mi ha detto che era la stessa sala, e solo che era buio a marzo dello scorso anno e quindi non la riconoscevo, non c'era la luce. Un anno fa l'Italia aveva una crescita negativa, disoccupazione al record storico, riforme ferme al palo. Oggi io non sono soddisfatto, però le riforme sono partite, la data chiave sarà quella del giugno 2016 con il referendum costituzionale. Noi puntiamo a farlo nel giugno 2016. Jobs Act, oggi posso dirlo scherzando che il lavoro in Italia è più flessibile che in Germania, e un anno fa non ci avrebbe creduto nessuno. Stiamo lavorando molto sulle questioni della pubblica amministrazione e delle tasse e del sistema organizzativo. C'è ancora molto 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 da fare, ma l'Italia è tornata in pista e ha voglia di correre più veloce di tutti, cerca di superare persino la Germania, talvolta li copiamo, vi copiamo. Ho detto a Angela che il sistema scuola-lavoro che avete in Germania è per noi un modello, e lo stiamo mettendo nella nuova legge sulla scuola. Quello che possiamo cercare di fare è di correre il più velocemente possibile. Per questo alcuni eventi che in questo momento sono in Italia sono molto belli. Ho ufficialmente invitato Angela a partecipare all'Expo, e siccome è un'agenda molto piena cercheremo di tentarla con i prodotti tipici italiani. L'Expo è una grande occasione per riflettere sul futuro del pianeta, sta andando benissimo, tanti leader internazionali ma anche tanti cittadini e turisti, e quindi l'Italia si è rimessa in moto. Spero che adesso tutti insieme daremo anche, come ho detto alla Humboldt stamattina, una strategia e una visione per l'Europa basata più sulla crescita e meno sulla burocrazia. Without quest. Porca miseria, un po' più veloce, no? Porca loca. Lynchelsen von Rai. Io sono della RAI, e signora cancelliere, lei poc'anzi ha detto che adesso non ci saranno altre trattative prima del referendum. Se invece si dovesse essere una cosa imprevista tipo l'annullamento del referendum, si potrebbe giungere secondo lei ad un nuovo accordo con la Grecia? Su questo, se bisogna continuare a trattare da subito oppure attendere gli esiti del referendum greco prima di continuare di scegliere una strada da seguire. Noi oggi già è mercoledì e domenica prossima già ci sarà il referendum. Io ho già illustrato la mia posizione
E non ho niente da aggiungere ora. E noi riteniamo che prima debba svolgersi questo referendum. E poi se c'è una nuova situazione è chiaro che di nuovo dovremo ballare. Però per quanto sappia io non c'è una nuova situazione al momento. Io non ho indetto quel referendum, non l'avrei indetto e non metto bocca sul referendum che riguarda una scelta del popolo greco. Perché la parola democrazia è una parola bella, tra l'altro è una parola che viene dal greco ed è una parola che richiama ciascuno ai propri doveri, alle proprie responsabilità. In questo caso è una scelta del governo greco. Personalmente avrei evitato il referendum, l'ho detto in tutte le sedi, adesso vedremo quale sarà lo scenario che si verificherà. Certo è che appena finiremo di parlare dell'economia in Grecia, potremo finalmente parlare dell'economia in Europa, perché la vera questione di discussione che dobbiamo fare, abbiamo iniziato anche poco tempo all'ultimo Consiglio europeo, è su quale modello di sviluppo immaginare per i prossimi 15 anni per il nostro continente. E questa discussione purtroppo oggi non la facciamo, perché tutti i giorni siamo a discutere di una cosa importante, per carità, ma che riguarda uno dei 28 Paesi membri. Io vorrei che parlassimo anche degli altri 27 e di come rilanciare la crescita e gli investimenti. Due domande, signora cancelliera. Lei a più riprese ha detto chiaramente che prima del referendum non ci saranno più trattative con la Grecia. Questo significa contestualmente che non parla neanche più con Tsipras e che anche il suo rapporto personale, che finora è sempre stato definito buono, per colpa degli eventi degli ultimi giorni ha subito qualche danno. Nella opinione italiana la posizione tedesca verso la Grecia è sempre considerato, non sempre ma tante volte considerato, molto duro. Anche lei pensa così? Come è la differenza fra la posizione sua e questa del governo tedesco? Bene, io a più riprese ho avuto contatti negli ultimi giorni con Alexis Tsipras e il nostro rapporto personale assolutamente non è rimasto danneggiato. Anzi, io ho sempre detto che è diritto di qualsiasi Stato sovrano di prendere decisioni autonome. Questo non l'ho mai messo in questione, però è anche vero che gli altri 18 paesi e stati possono sviluppare le loro posizioni, ma noi in qualsiasi momento l'abbiamo anche fatto negli ultimi tempi, parliamo e possiamo parlarci. Lei sa meglio di me, in Italia spesso le posizioni della Germania sono considerate dall'opinione pubblica molto dure, non sulla Grecia in generale, tant'è vero che scherzando più volte ho detto che il problema delle riforme in Italia non dipendeva dalla signora Merkel, ma dalla capacità degli italiani di fare o meno le riforme. Parlo del passato ed è il primo argomento di discussione quando Angela mi ha invitato qui, ancora ero sindaco di Firenze, abbiamo scambiato un'opinione sulle riforme in Italia e in Europa. Rispetto alla questione greca, io credo che ciascuno di noi abbia diverse opinioni, diverse sensibilità, diversi singoli giudizi su alcune questioni. Quello che è importante finché si sta in una comunità condivisa che è l'Europa, in una casa comune che è l'Europa, è mantenere le regole insieme, stare alle regole condivise. Quindi noi abbiamo fatto un Consiglio europeo giovedì e venerdì della settimana scorsa. Io ho anche fatto una foto in cui ho abbracciato sia Angela che Alexis insieme, non ha funzionato bene, si vede, ma è comunque il rapporto personale che abbiamo tra di noi, com'è naturale che sia. Oggi queste modalità di convivenza in Europa sono un elemento di difficoltà. Spero, penso e credo che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si possa risolvere. Però il punto vero è, se lei mi domanda ci sono delle opinioni diverse,
quando abbiamo delle opinioni diverse ne parliamo e poi usciamo con la stessa posizione. Così si fa in una comunità che è l'Unione Europea, o anche al G7 o al G20 o in altri luoghi. Quindi io spesso discuto su tante questioni con Angela e Angela discute con tanti altri, però poi alla fine la posizione è la stessa di tutti, e questo è il bello dell'Unione Europea, e credo che sia anche i valori ai quali tutti noi dobbiamo riconoscerci, perché se ognuno fa come vuole poi non si va da nessuna parte. Una domanda a entrambi, il tema è la Grecia. In questo momento da Parigi arriva una forte sollecitazione a continuare il negoziato subito e ad arrivare ad un accordo il prima possibile, anche prima del referendum. Su questo la Germania ha espresso chiaramente una posizione contraria. Dal Premier Renzi vorrei sapere qual è la posizione dell'Italia, mentre dalla Cancelliera vorrei sapere come interpreta questa dichiarazione di Hollande stamattina. C'è una divisione tra Berlino e Parigi, o comunque nell'Eurozona, sui tempi della trattativa? Grazie. Non c'è una differenza d'opinione, una divergenza d'opinione che in un certo momento dobbiamo portare avanti dei colloqui, e questo per me è la cosa che conta, è prioritaria, e questo appunto, ripeto, è la cosa importante. Ich verstehe, dass Sie noch von Griechenland sprechen wollen. Es sind 6 Fragen von 6 über Griechenland. Das ist ein wichtiges und anspruchsvolles Thema. Wir wollen das Problem lösen. Ich gebe zu, dass ich etwas mehr über Terrorismus besorgt als über Griechenland. Vielleicht sind Sie darüber enttäuscht. Über was die öffentlichen Schulden in Italien hat mehr ein Urteil des Verfassungsgerichts eine negative Auswirkung als Griechenland. Wenn wir für alle auf Wachstum investieren können, ist es besser als auf die Mehrwertsteuer für die griechischen Inseln. Ich weiß nicht, ob François und Angela unterschiedliche Meinungen haben, was die Mehrwertsteuer der griechischen Insel betrifft oder nicht. Das ist aber kein Schlüsselthema. Meiner Meinung nach die Entscheidung, diese Volksabstimmung zu halten, war eine überraschende Entscheidung. Ich bin unter denen, die es lieber hätten, wenn dieser Volksentscheid nicht stattfände. Aber das war schon vorher so. Es ist aber nicht meine Aufgabe, darüber zu entscheiden. Das ist auch nicht die Aufgabe der Angela. Wenn es eine Volksabstimmung geben wird, werden wir nach der Volksabstimmung wieder losgehen. Wenn es keine Volksabstimmung geben wird, aber das hängt nicht mehr von mir ab. Das hat nie von mir abgehangen. Was ich aber hervorheben möchte, ist, und das haben wir heute Morgen an der Humboldt-Universität debattiert. Wir haben heute ein... Permettetemi di dirlo così, non so se Angela è d'accordo, o è troppo o è poco. Perché o l'Europa 28 riprende linfa e energia, e però riprende anche ideali, oppure diventa soltanto una piattaforma economica. Allora io mi domando perché non aprire alla Serbia o all'Albania, o viceversa abbiamo fatto un allargamento troppo ampio e magari Angela non sarà d'accordo. C'è il tema dell'Ucraina, che è un tema importantissimo, c'è il tema della lotta al terrorismo, ci sono milioni di profughi in Kurdistan e in Turchia, c'è la situazione della Tunisia. Oggi, permettetemi a nome dell'Italia, Angela lo ha già fatto a nome della Germania, di dare un abbraccio di solidarietà al presidente al-Sisi per quello che è successo sul Sinai. Ci sono decine di morti. Ora, questi sono i temi veri su cui un grande player politico, quale l'Europa, deve farsi sentire. Non soltanto alla fine una discussione importantissima su un paese membro importantissimo, a cui noi vogliamo molto bene, a cui siamo molto legati, e se anche ci sono delle sfumature di differenza, si cercano di affrontare insieme. Non si cerca di farci dividere dal primo problema che passa, altrimenti non c'è più l'Europa. This is last.
meeting with the journalist. Okay. Andreas Rinkewort. Sono dell'agenzia Reuters. Comunque una questione di fondo, anche se è l'ultima. Voi tutti e due stamattina avete trovato delle parole proprio di principio per quanto riguarda l'Europa. La cancelliera ha parlato di una unione di stabilità e il Presidente del Consiglio ha parlato che c'è una terza via tra la pazzia e la mania del debito e dell'austerità. Con questo volevo anche esprimere una critica alla politica di austerità, di risparmio in Germania. Per quanto riguarda questa terza via, anche lei cancelliera, vede una possibilità tra vie estreme? Innanzitutto ho parlato di un'unione di stabilità, anche di una unione del diritto e della responsabilità. Dobbiamo rispettare le regole che ci siamo dati e dobbiamo essere responsabili l'uno dell'altro e per l'altro. Se queste cose non funzionano, se la capacità di compromesso non c'è più, questo non va bene per l'Europa. E in secondo luogo, se così fosse, che c'è una politica di crescita da una parte, una politica di risparmio, allora ci sarebbe bisogno di una terza via. Noi diciamo un consolidamento orientato alla stabilità, e questo potrebbe essere proprio questa via di mezzo, e noi vogliamo questa crescita. Per noi si tratta di una cosa importante, non è un fine a se stesso, neanche il bilancio è fine a se stesso, neanche il prodotto nazionale interno lordo è un fine a se stesso. La gente deve stare bene, il paese deve stare bene, e ci devono essere così lavori di lavoro competitivi. Io non sono sicuro di avere su tutto le stesse idee di Angela, anzi, sono sicuro che su molte idee non la pensiamo su tutto allo stesso modo. È la democrazia, bellezza, è la vita naturale di due grandi paesi, di due partiti che stanno su posizioni diverse. Rappresentiamo i due partiti più votati in Europa, insieme. CDU e PD hanno fatto 21 milioni di voti in Europa, i due partiti più forti, 22 milioni di voti. Quindi non abbiamo le stesse idee su tutto. Probabilmente se ci mettiamo a riflettere sugli ultimi 10 anni, io credo di avere alcune idee su alcune scelte che sono state fatte, che magari non sono quelle di Angela, o se parliamo dei prossimi 10 anni non avremo le stesse idee su tutto, su come impostare la crescita, l'austerity, gli investimenti, o magari su molte cose la pensiamo allo stesso modo. Però siamo alla guida di due grandi paesi, due paesi che fanno parte del G7, due paesi che fanno parte del G20, due paesi che hanno creato nel 1957 a Roma l'Europa. E questi grandi paesi sono grandi paesi che sanno che oggi c'è molto bisogno di un'Europa della politica e degli ideali. Non c'è bisogno soltanto di una discussione sui parametri e sulle virgole o sulle cifre, perché ci sono dei cittadini che ci aspettano, non sono soltanto degli utenti, sono dei cittadini. Ci sono delle persone, non sono soltanto dei codici fiscali. Allora, di fronte a questo, la nostra discussione e anche le opinioni diverse che talvolta abbiamo e che avremo, di cui discuteremo all'interno del Consiglio europeo, nei rapporti bilaterali, davanti al David o a Berlino o a Verona o a Francoforte, dovunque andremo, saranno discussioni finalizzate a rendere l'Europa più forte, ciascuno con le proprie idee. Quello che mi sembra che manchi è talvolta la consapevolezza storica che questo lavoro lo deve fare l'Europa. E quindi la Germania, in primis, che è il paese oggi più forte in Europa, lo devono fare gli altri paesi guida dell'Europa, a partire dall'Italia, che deve smettere di piangersi addosso, perché dopo che finalmente facciamo le riforme, adesso arriva il momento di rilanciare sul futuro. E fatemelo dire qui e finire su questo, dobbiamo essere capaci, fatemelo dire in questa città che un muro lo ha abbattuto davvero, di abbattere i muri della paura e anche di non costruire muri come quello che ho sentito essere nei progetti di un paese membro dell'Unione Europea. Noi abbiamo una responsabilità storica, riportare la politica alla guida dell'Europa. Poi possiamo avere idee diverse, ci chiariamo davanti a una bottiglia di vino o a una birra, discutiamo e ragioniamo, ma noi rappresentiamo due grandi paesi in Europa e non cediamo di fronte alla paura che questo tempo vorrebbe invece sprigionare di fronte a noi. Dankeschön. Tante grazie.
It's okay. Yeah, it's okay. No. Yeah.